Oggi si arriva a Villafranca Veneta, provincia di Messina, dove è nato Pasquale Bruno. No, non il calciatore soprannominato o animale e idolo dei tifosi del Toro. Uno ancora più cattivo, un bandito nato nel 1870 e reso famoso dallo scrittore Alexandre Dumas, che oltre ai Tre Moschettieri scrisse il romanzo storico Pascal Bruno, che parlava proprio di lui. In realtà, nell'immaginario popolare, è un eroe buono che si batte contro le prepotenze dei signori, a cominciare da quelle del conte di Bauso, oggi appunto Villafranca Tirrena, che violentò la madre di Pasquale Bruno secondo il diritto dello Ius Primae Noctis. C'è qualcosa in comune con la storia di Sante Pollastri, la cui carriera di bandito nei primi decenni del Novecento inizia, si dice, per vendicare la sorella Carmelina violentata da un militare. Nessuna certezza, solo leggende popolari di quella Novi Ligure, dove Sante Pollastri era nato 6 anni prima di un protagonista del ciclismo eroico, Costante Girardengo. Il bandito e il campione erano entrambi figli di contadini poverissimi, non si sa con certezza se fossero particolarmente amici. Certo si incontrarono più volte perché legati dalla passione per la bicicletta. Un mezzo di riscatto per entrambi, uno diventerà un mito del ciclismo, l'altro il più famoso bandito degli anni venti. Divisi dal destino, avevano però un amico in comune, anche lui di Novi Ligure. Si chiamava Biagio Cavanna. Diventato famoso per essersi preso cura da masseur non vedente dei muscoli di Fausto Coppi, era anche lui un buon ciclista. Proprio durante una 6 giorni a Dortmund nel 1936, incominciò ad accorgersi dei primi sintomi della cecità. Girardengo e Cavanna erano uniti dall'amore per la loro terra, per la bicicletta e anche dall'anno di nascita, il 1893. 91 anni dopo quei due, a Messina, lì dove la tappa di oggi sarebbe arrivata, nasce Vincenzo Nibali. 2 giri d'Italia vinti, proprio come Costante Girardengo. Lo squalo, uno dei più grandi atleti siciliani della storia, va forte da passista, cronometro, in salita, e uno dei soli 7 ciclisti che sono riusciti a vincere, almeno una volta, tutte e 3 le grandi corse a tappe, il Giro, il Tour de France e la Vuelta. A me, tuttavia, la cosa che ha sempre colpito di più dello squalo è il suo modo di interpretare la discesa. Nel ciclismo c'è una vera e propria epica della salita e tutta una fenomenologia del modo di affrontarla. Sulle salite più importanti si decidono i destini delle grandi corse a tappe, ai lati dei tornanti si affollano i tifosi che chiudono i ciclisti in budelli di affetto per i loro eroi, lì, nel momento della lentezza. Tuttavia le salite a un certo punto finiscono e ci si tuffa giù, e la discesa è il vero momento della solitudine. In discesa il gruppo si allunga, non si sta mai troppo vicini, sono pochi anche i tifosi, perché mai passare una giornata intera di attesa per vedere sfrecciare un atleta ai 100 km all'ora per un attimo, non si vede niente. In realtà credo che di un ciclista in discesa si possa vedere l'anima. E l'anima di Nibali l'abbiamo vista tutti buttata per terra e dolorante il 6 agosto 2016 ai Giochi Olimpici di Rio. Mancano 11 km, ha una medaglia pressoché certa, allo squalo però una medaglia non basta. Interpreta quella discesa come se la gara fosse una classica dove i piazzamenti non contano, o vinci o nessuno si ricorderà di te. Se avesse voluto controllare la gara, oggi avrebbe una medaglia olimpica in bacheca. Ha scelto di correre per vincere e basta. E il motivo per cui Vincenzo Nibali quella medaglia non ce l'ha è lo stesso per il quale i suoi tifosi lo amano alla follia. Oggi in gruppo entra una figura silenziosa ma indispensabile, il massaggiatore Biagio Cavanna, e poi 2 big, 2 leader, 2 capitani, Costante Girardengo e Vincenzo Nibali.